Buongiorno e bentornati su Confartigianato News, la rubrica settimanale della Confartigianato della provincia di Rimini rivolta al mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa. Come sappiamo è in corso a Castel Sismondo la mostra Parigi gli anni meravigliosi, un importante appuntamento culturale per la nostra città. Un gruppo di imprenditori ed altre realtà rappresentative del nostro territorio, considerando le potenzialità di Rimini e ritenendo che il successo di un'iniziativa è utile per una città nel momento in cui diverse realtà si connettono tra loro e attivano progetti per consolidarne gli effetti, hanno costituito l'associazione Noi e l'Arte. Noi e l'Arte è formata appunto da 8 imprenditori o realtà del nostro territorio. Le 8 realtà sono la Confartigianato della provincia di Rimini, Civis Augustus, La Nuova Ricerca, Regini Auto, il gruppo Società Gas Rimini, Leardini Group, Teddy, Editrice La Voce. Il primo progetto di Noi e l'Arte è stato quello di aggiungere alla mostra di Castel Sismondo un'altra opera rispetto a quelle inizialmente previste. Si tratta di un capolavoro di Monet, Bagnanti sulla Senna. Vediamo con il primo servizio la conferenza stampa di presentazione del progetto. Confartigianato è fra i protagonisti e i sostenitori iniziali di Noi e l'Arte, un'associazione culturale che nasce per sostenere progetti legati alla cultura, agli eventi, e al suo debutto si è affiancata alla grande mostra, la grande iniziativa firmata da Marco Goldin che caratterizzerà da ottobre a marzo prossimi l'offerta culturale della città di Rimini. È stata spiegata all'interno di una conferenza stampa e ascoltiamone i protagonisti. Il fatto che un gruppo di imprenditori si sia raccolto attorno a questa iniziativa, l'iniziativa della mostra, abbia costituito un'associazione, Noi e l'Arte, per finanziare alcune cose che noi vogliamo fare, credo sia una cosa non soltanto da sottolineare ma da lodare in ogni modo, perché devo dire che non ho sollecitato in alcun modo questa associazione a costituirsi. È stata un'iniziativa assolutamente indipendente da parte di queste persone e credo che sia un segnale anche molto importante per la città di Rimini, perché sta a significare che non si guarda soltanto a quello che Rimini rilancia come immagine di sé dappertutto, quindi legata soprattutto, forse soltanto, quasi soltanto al mondo del turismo, ma invece soprattutto, io credo, dopo la prima esperienza assai positiva della mostra con i capolavori del Museo di Boston, si guarda invece anche al senso di una cultura che possa permanere sul territorio. Questa associazione di privati, di imprenditori, di realtà associative private è nata proprio per promuovere, valorizzare quel centro storico che abbiamo e che molti non hanno mai visto né conosciuto né apprezzato, colpa nostra. Noi abbiamo il mare, abbiamo la spiaggia, poi abbiamo la ferrovia. Molti vengono da tutte le parti del mondo, ma se non ci fosse stato il mercato in piazza Cavour non avrebbero conosciuto quella bellissima piazza e nemmeno tutto il resto. Allora, Rimini città d'arte, Rimini città di cultura, monumenti unici al mondo come il Duomo che devono essere valorizzati. Pertanto noi crediamo che fra le tante forme di turismo, oltre il congressuale, lo sportivo, il religioso, quello di incrementare e valorizzare il turismo culturale per noi è fondamentale, perché vuol dire destagionalizzare, vuol dire portare persone come quelle che vengono a visitare la mostra di Goldin e che trovano l'occasione per scoprire una città che non pensavano nemmeno che esistesse, perché molti pensano che Rimini sia solo mare, ombrelloni e spiaggia. Rimini è una città che mi sta dando delle soddisfazioni. In realtà ero venuto qui lo scorso anno per fare una mostra e basta, e si era aperta questa possibilità, questa occasione di portare in città i capolavori della pittura europea dal Museo Americano di Boston. Poi cammin facendo, insomma, il rapporto mio con la città si è sicuramente cementato, si è solidificato, ha trovato delle corrispondenze anche di spirito, come mi piace dire, ho incontrato sicuramente delle persone che hanno le mie stesse idee in tante cose, la fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini attraverso il suo presidente passato, il dottor Aureli, quello presente, l'avvocato Pasquinelli, il direttore Pesaresi e tutti gli altri, sentono questo fatto di rilanciare l'immagine di Rimini attraverso un'attività culturale, lo sentono come un dato importante per la loro missione di lavoro, e poi il tessuto della città che in questo momento sta veramente rispondendo molto bene. Quindi sì, sono molto contento e devo dire che francamente non mi aspettavo di essere ancora qui a lavorare a Rimini nel secondo anno.
Il quadro di Manet, Bagnanti sulla Senna, è un quadro del 1862 che Manet dipinge appunto lungo il bordo della Senna, ritraendo queste giovani donne che sono lì ai confini dell'acqua a bagnarsi. È un quadro che capovolge completamente la visione della pittura accademica e di salon che noi vedremo anche ovviamente nella mostra. A fianco infatti del quadro di Manet ci sarà un quadro di Adolphe Bouguereau, che è il più importante pittore del salon, che ci mostra una Bagnante completamente diversa, imbalsamata come se fosse un'immagine di Raffaello fatta 400 anni dopo. Invece Manet butta veramente la cronaca, la quotidianità dentro al quadro e quindi rovescia il punto di vista, e anche la Bagnante, che è un soggetto, un'immagine della pittura classica, entra finalmente dentro la quotidianità della vita. Questa associazione oggi diciamo così contribuisce e finanzia questo progetto legato alla mostra di Goldin, ma insieme a tanti altri amici abbiamo in mente altri progetti, e il nostro unico obiettivo è quello di fare Rimini una città d'arte e di cultura per tutto il mondo.